Alberto Nut, Trieste passa il turno, è la cosa più importante? Assolutamente sì, aveva la possibilità, una partita in casa, era un peccato sprecarla. E la squadra, proprio nel vero senso della parola, cioè proprio la squadra insieme, è stata unita, ha tenuto duro fino alla fine. Poi il risultato parla di 10 punti, ma in realtà a un certo punto erano quasi 20. Credo che sia stata meritata, meritata sul campo e soprattutto per quello che ha fatto vedere anche in gara 2, no? Magari gara 1 un po' contratta, però in gara 2 si è sciolta, ha fatto vedere le sue possibilità. Adesso andiamo a Brescia senza nessuna, come dire, senza nessun pensiero, con la possibilità anche di togliersi qualche soddisfazione ancora. E con una stagione importante, quella di Trieste, e con un Stefano veramente notevole. Sì, è stata la stagione della crescita quasi definitiva di mio figlio, che però, attenzione, non è ancora un giocatore e questa sera si è anche visto, è umano, vede e subisce la pressione anche di partite importanti, soprattutto sentiva tanto il fatto di giocare per la sua città. Comunque io sono contentissimo, ci metterei la firma ogni volta che magari Stefano faccia una prestazione leggermente inferiore alle attese, però con la vittoria della squadra. Teniamo presente che Stefano ha alzato molto l'asticella durante l'anno, per cui se la gente è abituata a vedere 19 punti a partita, guarda, è difficile, è difficilissimo farlo, ti posso assicurare. Ecco, abbiamo parlato della squadra, ora si va a Brescia, come dicevi, non ci sono le pressioni, però si è ovviamente per giocare e per vincere. Beh, io direi che a Brescia si può intanto vedere in che condizioni è la squadra di Brescia, che è ferma da 2 settimane. La squadra di Trieste è bella carica. Se avesse, come dire, l'animus Bugnandi di Ferrara, credo che possiamo toglierci anche una soddisfazione, magari tornare a Trieste con anche una vittoria nel sacco. Chiaramente bisogna valutare le condizioni di Brescia, che durante l'anno ha fatto un signor campionato, quindi una signora squadra è arrivata seconda non per caso, però Trieste ha delle carte da giocare, magari si toglie anche qualche soddisfazione a Trieste.